Cina. Questo video sarà diverso dagli altri perché vi parlerò della sindrome di Noonan. E non voglio fare pena a nessuno. Da personaggio pubblico mi sento di avere la responsabilità di parlare anche di queste cose serie che possono aiutare le altre persone che magari hanno, come me, saputo troppo tardi di questa malattia rara, che magari hanno certi problemi ma non sanno a cosa sia dovuto. Ve ne parlo, come è andata la mia storia riguardo a questa malattia rara genetica. Vi parlo con la sigaretta e il caffè latte come fosse una chiacchierata tra amici. La sindrome di Noonan, che cos'è? La sindrome di Noonan è una malattia genetica rara. Questa sindrome può essere grave, lieve, media, può avere varie forme. Può avere una forma lieve, come in me, può avere una forma molto più grave, in cui si notano molto le caratteristiche di questa malattia. Io sono fortunata perché alcuni bambini nascono anche con demenza mentale o con problematiche a comunicare, in cui insomma mi ci ritrovo un po', perché io comunicare magari dipende anche dall'educazione, ma quella è un'altra cosa. Riesco a far tutto, cioè non ho problemi, più o meno. Io sono molto ironica, non penso di dover piangere in questo video, povera me. No, se avete dei problemi, delle difficoltà, dovete sempre reagire. Io ho i miei difetti, gravi difetti, che mi hanno causato anche problemi cioè mi vedevo diversa dagli altri e mi chiedevo perché le altre bambine sono diverse da me, che cosa ho io che non va? E questo lo sono venuta a sapere circa un anno fa, quando ho fatto gli esami del sangue e del DNA all'ospedale di Padova. Io sono nata con dei problemi agli occhi e un'ipertrofia al cuore, stenosi polmonare. Ho trovato recentemente un documento in cui descrive le caratteristiche alla nascita: staccatura dei capelli bassi, fronte ampia. Non ha queste caratteristiche un bambino normale, ma i miei genitori, i dottori, non ci facevano caso, davano più importanza a questo problema al cuore. Col passare del tempo crescevo, ho sempre avuto problemi di autostima, non mi piacevo, c'erano giorni che mi piacevo, non mi piacevo, però non mi accorgevo di essere così tanto diversa dagli altri, dalle altre ragazze. Nell'adolescenza, si sa, è il periodo peggiore. Nel frattempo, io fino all'adolescenza, i miei genitori mi portavano ogni anno tipo delle visite al cuore, agli occhi. Ho portato degli occhiali fin dalla prima elementare, e ho una miopia grave. Quando ero adolescente, sai, vedi che mi è arrivato molto in ritardo il ciclo menarca, mi è arrivato quando avevo 16-17 anni. Io da sola, quando avevo 10, dai 10 a 9-10 anni, mi accorgevo che avevo certe caratteristiche che le altre persone non avevano. Io, quando andavo a farmi le visite dal dottore, dicevo: dottore, ma perché sono fatta così? Ma perché ho queste caratteristiche che gli altri non hanno? E Cristina, vedrai che da grande andrà via tutto, non si vedrà, ti passerà. Vabbè, fin da piccola non ci credevo a sto dottore, ma che cazzo di dottore mi portano questo? Fino all'anno scorso che mi sono decisa, ho fatto delle ricerche per internet, potevo farle prima ma non ho mai trovato la parola giusta con cui fare questa ricerca. Ho cercato su Google attaccatura bassa delle orecchie. Come risultati ho ottenuto queste immagini di questi bambini appunto con la sindrome di Noonan. E mi è venuto un flash, perché questa sindrome, quali sono le caratteristiche della sindrome di Noonan? Fronte ampia, asimmetria facciale, attaccatura delle orecchie basse, attaccatura bassa dei capelli, muscolo trapezio del collo più pronunciato, sterno concavo, ipertrofia cardiaca, stenosi polmonare. Ad alcuni soggetti problemi alle vie urinarie, problemi di alimentazione, che sia bulimia, anoressia, problemi alla masticazione, al lucevalgo, problemi ai piedi che si gonfiano. Ad esempio, io fin da piccola avevo una cosa che, cioè, cazzo, sono fatta di vetro che appena mi facevano tipo un pugnetto così, ero piena di ematomi nella pelle. Sembrava un dalmata perché io da piccola ero scatenato, ho sempre fatto un sacco di cose, facevo danza, ero sempre fuori in campagna, vivevo in campagna con i miei e quindi ero sempre fuori con gli animali a fare tipo Tarzan, una tipo Heidi, ecco, io ero Heidi da piccolo, ne facevo di tutti i colori e mi trovavo ste botte nere, cioè, ma come mai? Anche se mi tocchi, mi sfiori, ho sta botta nera. E poi ho scoperto che nelle caratteristiche di questa malattia c'è questa sensibilità alla circolazione, sensibilità alla pelle,
e quindi sono più predisposta a ematomi e a piedi gonfi. Nei miei bambini in cui è più accentuata questa sindrome, appunto come dicevo prima, purtroppo hanno anche demenza mentale. L'anno scorso ho deciso di andarmi a fare l'esame del sangue, del DNA, in pediatria a Padova. La dottoressa è rimasta scioccata perché mi fa: signorina Cristina, come mai lei è qui? L'ha mandata al dottore? No, gli ho detto alla dottoressa: sono sicura di avere questa sindrome, ne sono certa e sono venuta di mia spontanea volontà. Vi dico, la dottoressa è rimasta sul allucinata e non sapeva neanche lei cosa dire, perché cioè, che medico di base hai, voleva dirmi, cioè, non potevi venire prima, i tuoi genitori non si sono accorti, non si può fare finta di niente su queste cose, non si può nascondere ai bambini, ai ragazzi, no, tu sei uguale, ma se io fin da piccola mi accorgevo, i bambini non sono stupidi, i bambini si accorgono di tutto. E da grandi, quando diventeranno grandi, questa falsità, queste bugie, questo nascondere la verità, ci accorgiamo da grandi. Quindi genitori che magari ascoltate questo video, non nascondete la verità ai vostri figli. Se hanno un problema, diteglielo, magari in una certa maniera. Ma potevano dirmi: Cristina, tu sei diversa dagli altri bambini, ma cioè, io facevo tutte le cose che facevano anche gli altri. A dire la verità, avevo qualche problema tuttora con la matematica. A parte che io sono molto, cioè, non c'ho la pazienza, ok? Quindi datemi da disegnare, datemi da creare video, immagini, scrivere, ma matematica a me no. Dicevo che io mi allargo in 50.000 argomenti. Ho fatto questi esami, la dottoressa mi ha chiamata dopo 2-3 mesi e sono risultati positivi. La Cristina ha la sindrome di Noonan. Io non sapevo se mettermi a ridere o piangere, cioè era ovvio che avevo ragione, ho ragione. Mi ha spiegato altre caratteristiche più sensibili, più, diciamo, che mi causeranno più problemi con me e gli altri di questa malattia. Io so cosa significa passare l'adolescenza all'infanzia, una vita in ospedale, e non voglio che magari un mio figlio passerà quello che ho passato io. Quindi io rischio, restando incinta, l'embrione, il bambino che crescerà, purtroppo peggiorerà la mia situazione in salute. Mi peggiorerò la vista, magari peggiorerò problemi al cuore, peggiorerò in generale. Quindi io non me la sento. Evviva, io sono per la vita, sì, fino a un certo punto. Io non posso rischiare di diventare cieca per un bambino. A me dispiace dire queste cose, no, non dispiace, io dico quello che penso, ragazzi. Io ho imparato ad essere un po', sono stronza, ok? Sono una brutta persona, egoista, sono una brutta persona a dire queste cose. Io guardo, avendone passate parecchie, guardo me stessa. Io piuttosto di rischiare la vita io e anche il bambino, perché non è detto che nasca e se nascerà sano, io ho il 50% più o meno, magari anche di più, di probabilità che il bambino nasca con gli stessi miei problemi, perché questa sindrome dell'albero genealogico, dai parenti di parenti della parte di mia madre, forse non si sa, non è ancora chiaro. Comunque la dottoressa, prima quando mi ha fatto la visita per la sindrome, mi ha chiesto anche la mia situazione in famiglia, se qualcun altro ha questi problemi, se ho avuto parenti nel passato che avevano questi problemi. Purtroppo io anche chiedo ai parenti, ma no, io non ce l'ho, te l'ha passata lui, te l'ha passata lei, si danno la colpa alla vicenda. Cioè, perché può anche succedere che mi sia venuta senza prenderla da nessuno, cioè i geni da soli hanno venuto fuori questa sindrome da sola. Quindi io sono, non sto passando da un discorso all'altro, sono pro adozione. Questa cosa, cioè, io penso, piuttosto di rischiare la vita io, quella di mio figlio, prendo in adozione un bambino che veramente, davvero ha bisogno d'amore, cazzo, non so come dire,
quindi questa cosa mi ha causato molti problemi con i ragazzi, perché qui ci sono i ragazzi, no, orgogliosi. Cioè, io non è che dico: ciccio, io ho la sindrome, non posso avere figli, anzi non voglio, perché aspetta, perché se resto incinta sì, ci sono le probabilità che nasca con i miei problemi. Però con l'andare del tempo, le evoluzioni mediche, cosa hanno fatto, si può evitare che il bambino nasca con questa sindrome dalla quarta settimana, che so, l'embrione, bisogna farsi la visita per estrarre il coso del DNA dell'embrione di questa sindrome, così il bambino non nasce, poi ci vogliono sempre controlli. Ragazzi, un casino. Cioè, io non, se io resto incinta e voglio passare la mia gravidanza in pace, senza ospedali, senza casini, non andare ogni giorno in ospedale perché mi deve togliere il gene del DNA dal bambino, dal feto, così non nasce con i problemi, e controllarlo. Ragazzi, no, io no, ospedale non ne voglio più sapere per il momento, perché ne ho avuto già abbastanza. Avevo contattato, ancora non avendo i risultati ufficiali che avevo queste sindrome, che sono affetta dalla sindrome di Noonan, ho contattato delle persone che mi hanno aiutata, Emanuela, Isabella e altre persone qui in Veneto, c'è anche un'associazione Onlus a riguardo di questa sindrome. La cosa che mi rende allibita, come possono vari dottori, vari medici non vedere, non notare, non capire, tramite certe caratteristiche, che un bambino, una ragazza è affetta da, che sia malattia rara, appunto malattia rara, però i dottori faranno dei corsi di aggiornamento, si aggiorneranno come il sistema Android ogni mese. Io resto allibita dal fatto che questo io l'ho scoperto da sola. Come la vivo io? Io ho imparato ad accettare i miei problemi, ho imparato a conviverci. Ci sono giorni in cui mi sento una strafiga e giorni in cui mi sento un cesso. Ho imparato a vestirmi in maniera tale da sentirmi a mio agio e nascondere per quello che riesco i miei difetti. Non mi avete mai visto, non ho mai fatto un video con i capelli raccolti, perché sapete perché? Perché io ho la forma delle orecchie particolari, appunto, con l'attaccatura bassa. C'è chi se ne sbatte i coglioni, cioè, ok, la Cristina è diversa, va bene così. C'è chi invece: oh, ma guarda che orecchie che hai, ti fa sentire proprio una cavia da laboratorio, ti fa sentire, ti mette a disagio, ti fa sentire diverso. Ma tutti siamo diversi, cioè, me ne rendo conto, lo so che sono diversa. Non serve che me lo dica la gente. Io non dovrei fumare, dovrei fare sport, però non a livello agonistico, con questa ipertrofia cardiaca. I problemi agli occhi sono stati per ora il problema più grave, perché magari vi metto giù nell'info box il video in cui vi spiego tutto quello che ho passato. Per il momento sono stabili, però ho imparato a conviverci con i miei problemi, ecco. So che ci sono, so che devo tenerli sotto controllo, so che devo fare una vita calma, pace, tranquillità, non devo arrabbiarmi, purtroppo io sono una persona molto ansiosa, anche se ho cercato meditazione, come vedete, che mi ha aiutato molto a calmarmi un po'. Avere la pace in me stessa. Se magari delle mamme o dei papà stanno guardando questo video, sappiate che non siete da soli e siete fortunati, perché con l'andare del tempo questa malattia si fa sempre più conoscere e ci sono modi per evitarla. Appunto, se volete un bambino e uno di voi è affetto da questa sindrome, ci sono modi per evitare che il bambino nasca con problemi. Un altro problema che mi causa parecchio fastidio, anche a che sia anche a lavorare, io che ho fatto la barista, cameriera, i piedi, la luce valgo è una cosa insopportabile, allucinante, dolori assurdi. Dovrei operarmi, ma io non me la sento. Cerco sempre di farò domani, farò il prossimo mese, farò più avanti, perché non voglio stare a casa da lavoro
ho a casa comunque malattia, piuttosto patisco male, vado avanti finché la cosa non è grave. E poi faccio la stessa cosa con gli occhi, che se fossi andata prima ad operarmi e la situazione non fosse stata così grave, adesso ci vedrei meglio. La vita in media, la morte varia dallo stile di vita che ha fatto. Io morirò domani. No, perché io è come ho vissuto questa vita come se non avessi avuto questa malattia. Cioè, sono giovane, ragazzi, non ho bevuto, ho fumato, sono andato alle feste, ho ballato, ne ho fatte di tutti i colori. Adesso mi sono calmata, ho messo la testa a posto, penso alla mia salute, penso al lavoro, penso a YouTube, penso ai miei obiettivi da raggiungere e ad essere sempre felice e ottimista, perché essere negativi su queste cose non serve, è inutile. È inutile perché io sono, cioè, ci rido sopra, evviva, sono strana, che bello. Potrei parlare per ore di questi problemi, di queste cose. La stragrande maggioranza delle persone affette da questa sindrome terminano la loro vita a causa della stenosi polmonare. 40, 50, 60 anni. Viviamoci la vita, ragazzi, che è una sola. Che domani non si sa. Ok, quindi viviamo sempre la vita con il sorriso e ottimismo. L'ottimismo vola e paf, mi scagazza in testa un uccello, non sto scherzando. Comunque, ragazzi, io non so più cosa dire, perdonatemi la mia maniera di buttare a getto i discorsi, le cose. Spero che questo video sia stato d'aiuto a molte persone. Se volete contattarmi, sottoscrivo la mia email, la mia pagina Facebook, dei miei contatti, o anche un canale Telegram se magari vi interessa. Sorridete, che è una delle cose, è la cosa migliore della vita, sorridere ogni giorno e fare ironia anche non troppa su alcuni problemi. Ragazzi, io vi saluto e fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi mando un bacione grande dalla vostra Cristina. Ciao a tutti.